La Johnson Control purtroppo succede che abbiamo chiuso un accordo trattando gli incentivi all'esodo, quindi di fatto i lavoratori sono usciti dall'azienda, abbiamo firmato un accordo di cassa integrazione che qualcuno ha scambiato per un ammortizzatore sociale che dà futuro, ma non è un ammortizzatore sociale che dà futuro, perché parliamo di cassa integrazione per cessazione, questo va specificato. La cassa integrazione per cessazione si applica al momento in cui l'azienda chiude i battenti o fa una ristrutturazione e in quel caso i lavoratori prima o poi sono destinati ad uscire. Quindi noi abbiamo fatto un accordo di incentivazione all'esodo, firmando dei licenziamenti di fatto che accadranno entro il mese di giugno, perché fino al mese di giugno l'azienda li terrà in pancia. Dopodiché, chi non aderirà al licenziamento con la non opposizione verrà dimezzato l'incentivo che abbiamo trattato in sede sindacale. Quindi, di fatto, l'azienda è una sconfitta per noi perché, comunque, sono perdite di posti di lavoro. L'unica cosa positiva è che siamo riusciti a fare un buon accordo economico che, comunque, dà un po' di dignità a questi lavoratori. Abbiamo fatto cacciare un po' di soldi alla multinazionale, ma di fatto i lavoratori saranno a casa dal 1° giugno in poi. Quindi, per qualcuno è una vittoria: ha salvato qualcuno, non abbiamo salvato nessuno, anzi ci siamo prodigati fino in ultimo per cercare di non perdere occupazione, ma purtroppo, come sempre e come sta accadendo un po' spesso nella provincia di Teramo, non ci siamo riusciti. Per noi è una sconfitta, l'unica lode che ci possiamo dare da soli è di aver combattuto e provato fino in ultimo a salvare il sito. La procedura di licenziamento collettivo è stata avviata. Dentro questa abbiamo avviato la fase sindacale, così come prevede la normativa. Ci sono stati diversi incontri dove noi abbiamo ribadito quelle che sono le nostre posizioni, quindi che non condividiamo ovviamente la scelta della Johnson Controls. Dentro questo però ovviamente abbiamo avviato una sorta di percorso per 59 lavoratrici e lavoratori. E insieme a questo abbiamo avviato un accordo, diciamo, rispetto alla formazione con le politiche attive del lavoro, una formazione che metterà in campo l'azienda insieme appunto alla Regione Abruzzo, e abbiamo, diciamo, coinvolto in questo caso anche la Confindustria, che deve essere coinvolta per avere un impegno alla ricollocazione di queste lavoratrici e lavoratori tra le province di Teramo ed Ascoli, perché Corropoli è, diciamo, il sito di Corropoli ha un bacino più ampio che non prende soltanto Teramo, ma anche coloro i quali, insomma, risiedono nella provincia di Ascoli Piceno. Adesso la Regione Abruzzo, di certo, attraverso le parole di Quaresimale, non è il caso che faccia confusione, perché le lavoratrici e i lavoratori sono stati coinvolti da una procedura di licenziamento collettivo. Quello che invece adesso chiediamo alla Regione è di attivare un tavolo di monitoraggio, un tavolo di verifica, appunto, rispetto agli impegni che le parti sociali hanno strappato alla Johnson e alla Confindustria, per verificare, e dunque anche una sinergia, un protagonismo anche da parte della Regione, per verificare che appunto questi lavoratori riescano a ricollocarsi il prima possibile dentro altre aziende nel nostro territorio. E inoltre una cosa importante è che la Regione avvii immediatamente dei tavoli per capire, per fermare il depauperamento che la provincia di Teramo sta subendo da un punto di vista industriale.